è una tappa scontata senza particolari brividi, tranne quello del volatone finale. Invece, come la conferma che nel ciclismo nulla è scontato, c'è stata la maxi caduta, abbiamo visto che non cadono soltanto i corridori, ma anche le moto. Quella maxi caduta a meno 30 dall'arrivo che ha spezzato letteralmente in due il gruppo, costringendo uomini di Wiggins a lavorare per duro, sodo, per riportarlo sotto, ma anche mescolando in un certo senso le carte di varie squadre. Alla fine ha vinto Cavendish, sì, lui è veramente il numero uno, come dicevo prima. E speriamo che il secondo posto di un bravo Viviani per la seconda volta si trasformi strada facendo in una vittoria rosa perché si meriterebbe. Mi fa piacere che Castagni e Pancani in una tappa transitoria come questa trova 10 secondi per ricordare, a meno 80 dall'arrivo, per ricordare che il giro femminile quest'anno partirà in Puglia per arrivare in Lombardia il 30 giugno e si concluderà il 7 di luglio. E così come mi fanno piacere i ricordi e i pensieri di Wouter Weiland, scomparso 2 anni fa, fa sempre bene ricordare chi non c'è più e lui vive nel cuore del Giro.